Benvenuti in questo video, sono il giorno 95, siamo su Clash Royale. Un altro episodio, naturalmente questo episodio lo sto registrando prima dell'altro che vedrete nei prossimi giorni rispetto a quando vi sto registrando questo video. Perché ho delle novità, quindi voglio registrarvi le novità. E ho anche delle cose da aprire, quindi voglio aprire insieme a voi, sperando che mi registri l'audio. Perché se no è un video da buttare, quindi non vedrete gli spacchettamenti nel video se non registra questo video, perché gli spacchettamenti li faccio adesso. E quindi dopo li sblocco solo adesso, non li posso risbloccare nel video che faccio dopo. Quindi per questo ci tenevo a dirvelo. Sono a 3106 coppe della versione Goblin. Infatti sono Arena 3, Arena 4, Goblin 4, 4 Goblin, Spezia Festaiola. Devo arrivare a 4000 prima della fine della campagna Goblin, perché la toglieranno, quindi devo arrivarci il prima possibile. Quindi questi giorni giocherò un po' di più. No! Scusate la confusione, ma non è colpa mia. No! Scusate la confusione. E niente, quindi devo arrivare a 4000. Devo arrivare a 4000, quindi giocherò un po' di più a Clash Royale. Infatti giocherò un po' meno agli altri giochi, perché giocherò un po' più a questo. Perché vorrei raggiungere i 4000, perché sia mi dà un baule importante, quello lì, quello finale che avete visto, che non so se mi interessa vederlo, e anche vedere questo baule qua, Mega Baule Cangiante. Se mi interessa me lo dite. Però secondo me quando me lo dite il baule potrebbe anche averlo già aperto. Perché io, non, io vi dico, vi ho registrato, come ho detto prima, questo video prima che vediate l'altro. Quindi sono in anticipo di uno o due episodi. Per questo quel baule lì forse lo apro per i fatti miei, oppure lo apro insieme a voi. Guardate, il campione non me le sblocca, quindi non dovrebbe essere un problema. Cerco di trovare le carte che mi servono. E quindi non so se vi interessa. Però voi potete comunque scrivere un commento, naturalmente. Quindi potete scrivere un commento e dirmi cosa ne pensate. Inoltre, mentre siamo nella lobby, nel menu, vi devo dire che ad uno di voi è interessato moltissimo Squadbuster. Se è stato... Grazie, grazie che ti interessi tanto. E quindi volevo ringraziarti per questa cosa qua, perché c'è poca gente che si interessa ai video degli altri, che commenta, che partecipa. Che naturalmente i commenti sono fatti apposta per partecipare, per dirmi la vostra opinione. Naturalmente se i video li ho già registrati quelli dopo, non vi rispondo in quel video dopo, ma vi rispondo più avanti. Per questo vi sto facendo questo video qua. E anche per rispondervi. Perché io i video li faccio anche prima, quindi può darsi che faccio due o tre video dello stesso gioco in registrazione, naturalmente sempre se registra l'audio. E quindi andiamo avanti, va bene, apriamo questo baule d'oro, questo baule d'oro, ok, vi faccio vedere cosa ho potenziato, mio malgrado perché è uscita una cosa incredibile, è uscita l'evoluzione del drago elettrico. Purtroppo, anzi, andiamo nella modalità normale. Ok. È uscita l'evoluzione del drago elettrico. No, deve ancora uscire. Forse deve ancora... No, deve ancora uscire. Però uscirà, secondo me, perché ho visto un video in cui c'è l'evoluzione del drago elettrico che fa scosse infinite, quindi, cioè, è tanta roba, è tanta roba. Non so se ci arriverò a sbloccarlo prima che termino il gioco, perché io naturalmente dico, terminerò il gioco, quando ho raggiunto un certo traguardo, sia con i trofei, sia con le carte. Non porterò tutte le carte a livello 15 perché diventa un massacro. Adesso la prossima carta da portare al 15 è Drago Elettrico. Perché esce l'evoluzione, quindi quando sblocco l'evoluzione, dopo sblocco anche quello. Così la metto al posto del mago. E al posto del Drago Elettrico invece ci metto la guaritrice guerriera, che mi piace di più. Così avrò il deck molto più potente. Sarà esattamente molto più potente. Sperando che dopo un tot sbloccano più evoluzione, perché ho anche l'evoluzione del Gran Cavaliere. Quindi io potrei mettere quello.
Ah, ma è vero. È vero, potrei fare così per adesso, eh. Metto così. E poi metto. Dov'è? Eccola qua. Qua, perfetto, così. Così mi piace molto di più il deck. Abbiamo due evoluzioni, quindi va bene. Sperando che dopo aumentino le possibilità di evoluzione, tipo 3-4 evoluzioni, così posso mettere sia il Gran Cavaliere, che la Valchiria, che il Drago Elettrico, che è un'altra carta di questo deck che si evolve, a parte la Regina che secondo me non si evolve. Poi uscirà una nuova carta, che forse quando vedrete questo video è già uscita, perché io vi ripeto, questo video lo sto registrando prima, quindi può darsi che quelle cose che vi mostro adesso o che vi dico sono già uscite. Quindi io ve lo dico. Mi mancano due evoluzioni. Due livello 15. E le altre evoluzioni. So che ci vuole un po' di tempo. Anche perché per le evoluzioni servono i frammenti questi qua. Questi qua servono i frammenti jolly. E quindi c'ho un po' di fastidio alla gola adesso. Quindi me ne servono 6. 6 per sbloccare un'evoluzione, quindi ogni mese ne sblocco. No, non ogni mese. Sì, no, ogni mese sblocco un frammento. Quindi ci vogliono 6 mesi per sbloccare 6 frammenti e poter evolvere il drago elettrico. Quindi non so se fra 6 mesi io avrò già finito. Magari avrò già finito di fare. Di giocare a Clash Royale e avrò cancellato il gioco perché ce l'ho finito. Ce l'avrò cancellato dal telefono, non cancellato nel senso che ho preso i dati. Però. Ok, poi ho l'evoluzione del P.E.K.K.A. che ho sbloccato, che mio malgrado forse tornerei indietro perché l'evoluzione del drago elettrico sarebbe molto più bella. Però abbiamo anche l'evoluzione del P.E.K.K.A. che P.E.K.K.A. è fortissimo, quindi è utile avercelo, anche se non lo utilizzerò in questo deck. Lo utilizzo nel deck 7, mi sembra. Sì, nel deck 7, vedete, P.E.K.K.A. è evoluto e il Gran Cavaliere è evoluto. Però non preferisco questo deck qua perché è più bello. Altrimenti se si sblocca l'evoluzione del drago elettrico sarebbe bello, però va bene lo stesso. Poi ho il cespuglio sospetto al 10. Le altre leggendarie sono rimaste uguali. Abbiamo il Nihil all'11 che posso potenziarlo, ma sto aspettando perché voglio potenziare altre cose prima. Maledizione Goblin a livello 11, vi dico le ultime cose che ho fatto. Poi ho portato su il drago elettrico. No, il drago elettrico, il drago. Cucciolo di drago a livello 14 e l'ho dorato. Quindi è completamente dorato e ammazzato. A parte per livello 15 che appunto servono i 50 gialli elite, quindi vabbè, non si può fare. E cosa ho fatto di altro? Mi mancano praticamente questi due potenziamenti. E poi devo potenziare questi due qua. E sono in pari. Perché il resto, vedi, questo qua è il 13. Però servono un po' di carte. Quindi ci vuole ancora un po'. Poi so che non sono le carte del cespuglio sospetto. Perché è il 10, quindi è più basso. Poi questo sto cercando di evolvere un po' di più. Quanto costa potenziarlo? 15.000, quindi secondo me sì. 15.000 va bene. Poi potrei potenziare anche la macchina Goblin. Potrei potenziare la Fenice. Potrei potenziare un sacco di carte. Però sto finendo prima le epiche. Perché le epiche sono il passo successivo. Avere le epiche a 14, tutte le epiche a 14 sarebbe buono. A parte Nihil e Maledizione Goblin. Perché sono di livello basso. Quindi non so se riesco a portarle direttamente a 14 anche loro. Ci vuole un po' di tempo perché le epiche o si chiedono di domenica o comunque si sottengono tranquillamente. Ok, qua possiamo donare. Io dono sempre. Quando non chiedono carte che mi servono a me. Perché se servono a me è inutile che le dono. Perché dopo me le richiedo per ridarle a me. Quindi uno scambio di carte inutile. Vabbè, allora, facciamo questo. Sblocchiamo le ricompense, a parte l'ultima che si sblocca domani. Adesso vediamo, apriamo i bauli. Vedete quanto sto registrando, 9 minuti. 2 stelle. Vediamo cosa mi sblocca, ce l'ho già. 2 stelle, 3 stelle.
160. 2 stelle. 106. Vabbè, tutte carte che ho già. 2600. Ma tutta roba schifosa. Vabbè, l'oro mi serve. Quindi l'oro mi fa piacere riceverlo. 3. 4 stelle. 42.400 di oro. Grande. Mi serve l'oro. Apriamo anche questo. 2 stelle. Oh, si è andata la battaglia. Ah, quindi mi dà anche gli standardi. Buono. Che gli standard dobbiamo accumularli, quindi va bene. 2650, dammi una di 4 stelle. 3 stelle però. 3 stelle. Frecce. Vabbè, le frecce non mi servono più. 3 stelle. 106 mini pack. Mini pack, sì. Vabbè, mi dà dei punti jolly elite. 4 stelle. Mi dai? Ah, drago, il drago ho già potenziato al massimo, quindi 14 più che altro. Vabbè, dai, abbiamo sbloccato un po' di cose, anche un po' di oro, che adesso quando arriverò a 200.000 di oro mi potenzio una carta epica. Con i punti ce l'ho 11.000. Penso che per potenziare la prossima carta, i Goblin, cioè 3 stelle. 3 stelle, infatti, 3 stelle. Quindi non si può fare adesso. Stendo la battaglia. Abbiamo tante cose. Niente, quindi, allora, le corone non mi servono più perché sono già al massimo. Ho completato il pass battaglia. Sono al massimo, a parte per le cose da comprare, che non posso comprare perché non shoppo in questi giochi. Soprattutto se dopo un po' devo abbandonare il gioco perché l'ho già tutto al massimo. Quindi tutto il possibile al massimo, perché i campioni non ci penso neanche a portare al massimo. Forse la regina, perché la regina è quasi a portare a 14. E poi a 15. Quindi devo vedere. Poi, questo qua dei Goblin non lo farei. Perché quando sparisce la Goblin, forse questa carta dei Goblin sparisce. Non so perché dicono la stessa cosa qua, però forse sparisce. Quindi è inutile che lo potenzio 14. Gli altri 14, 13, 12. Anche la leggendaria ce l'ho al 12, quindi va bene. Magari userò la leggendaria per potenziare su la duchessa dei pugnali, perché secondo me mi serve di più. Poi, niente, facciamo la battaglia e finiamo l'episodio. Sperando che abbia ricevuto tutto bene, io ci provo e vediamo. Ok? Ah, battaglia. Così vedete il gran cavaliere evoluto. Mi sto dicendo questo video prima che esca la nuova stagione, quindi considerate che sono in anticipo. Ok, io utilizzerei il gigante, meglio usare la strega. Volevo usare il gran cavaliere, ma secondo me è meglio la strega. Ce l'ho il gran cavaliere al 15, quindi fa un botto di danno. Usiamo la Valchiria. Gran Cavaliere. Ok. Dai che mi parla di tutto il Gran Cavaliere. Ok, vai. Non è che la duchessa dei pugnali fa danno. No, mi ha fregato. Mi ha fregato. Butta giù la principessa. Questo è l'importante. Ok, vai. Il drago al 15. Il bombarolo al 15. La principessa non l'ho visto a che livello fosse. Usiamo la regina. Sennò mi fa troppo danno. Mi ha buttato giù la torre. Mannaggia lui. Ah, usi il pecca.
Perché te lo fermo con la strega? Hai anche le frecce. Ok. Sono in vantaggio, eh. Però posso recuperare. Se butto il gran cavaliere voluto. E vai, gran cavaliere, vai. Butta giù la torre. O meno più possibile. Qui c'è il bombarolo è voluto. Io vado di cacciatore lì. Valchiria. Ok, butta giù il drago. Il bombarolo. Andiamo di regina, magari riesco a sfondare lì. Niente, la regina non è stata bloccata. È più forte di me. È più forte di me. Qui è un casino. Gran cavaliere. Sperando. Valchiria voluta. Sperando di arrivare a torre. Almeno faccio una torre. Una torre l'ho fatta, ok. Ma almeno non l'ho perso totalmente. Una torre me la son fatta, dai. Forse me l'ha lasciata lui. Questo deck non è perfetto, eh. Mi servirebbe delle carte un po' più potenti. Qua ho preso la ricompensa. Ok, 17 barbari che non mi servono più. Proviamo a fare un'altra partita? Però non so come andrà a finire, eh. Proviamoci, dai. Proviamo, vediamo. Vediamo. Voglio fare una partita in cui vinco, almeno vi faccio vedere che vinco. Fuori legge per dargli un po' fastidio, che è il 15. La strega. Ho ancora i mini pekka. Ma ce l'hanno tutti i mini pekka. È tornato in meta. Ok. Gran cavaliere. Vai, gran cavaliere, fagli danno. Se non viene registrato il video mi arrabbio. Dai, dai, ce la puoi fare. Dai che va giù in fretta. Guatrice guerriera, così cura anche. Fuori legge. Torre va giù, la torre va giù, la torre va giù. Vai! Bene, una vittoria ve l'ho portata. Ok. Una sconfitta e una vittoria, va bene, dai. Una media ho fatto. Più 27. Ok. Quante corone? 7116 è il record, eh. Mi sono salito più di così. Non mi ricordo prima che punteggio ero. Registro battaglie. Meno 30 più 27. Ah no, allora ero già arrivato a questo trofei. 6119, quindi non è il record, ok, però sto cercando di andare su in classifica, quindi vediamo, sia con la campagna Goblin, sia con il cammino dei trofei e anche col percorso della leggenda, che farò quando avrò finito le altre due, perché voglio fare una cosa alla volta, perché se faccio tre modalità in un giorno, in questi giorni, divento scemo e non faccio nessun niente progressi. Quindi voglio fare prima la campagna Goblin, visto che scade. Quindi devo fare il prima possibile. Devo arrivare a 4000 prima che finisca, se no non riesco a prendere i livelli buoni. E poi fare il cammino dei trofei e poi passare al percorso delle leggende. Che devo fare la scalata, quindi devo andare avanti. Ditemi nei commenti se volete vedere la scalata delle leghe, anche se non vi dico che se non mi registra questo video e non mi registra i video in cui faccio le scalate, mi tocca rifare il video e quindi perdo del tempo per niente, quindi non so dirvi come. Però
Però intanto vi ho fatto vedere che siamo, cioè il Gran Cavaliere a livello 15 evoluto. Quindi ce l'abbiamo molto potente. Anche se in questo, nel secondo match non mi è servito il Gran Cavaliere evoluto perché è morto prima l'avversario. Però ce l'ho, quindi va bene, lo usiamo, lo usiamo. Poi sto facendo anche punti col clan, sto facendo questi qua, ho preso il frammento, ho preso Nihil, la fuorilegge, il Gran Cavaliere. Io potrei prendere l'oro, però non lo so. Quindi niente. Quindi, dai, io spero che comunque il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like se la serie vi sta piacendo. Un commento per dare la vostra opinione, fa sapere cosa ne pensate, visto che su Squadbuster uno di voi si è reso disponibile a darmi la sua opinione, lo ringrazio. E sta guardando questo video capisce che è lui. Non dico il nome per privacy, anche se chi guarda questo video potrebbe andare sotto quel video lì e vedere il nome, quindi non so se convenga tanto. Però sì, insomma, lo ringrazio perché mi ha commentato su quella serie e gli piace quello che sto portando, quindi io lo ringrazio. Speriamo che trovo qualcuno anche con questa serie, anche se comunque la serie terminerà il prima possibile. Le epiche le ho quasi fatte. Le leggendarie devo potenziare un po' tutte. Non so se finirò di giocare prima che le leggendarie saranno potenziate tutte. O finirò prima. Perché i campioni sicuramente non le potenziano al massimo, perché sono impossibili da potenziare al massimo. Ne trovi uno ogni 20-30 bauli, anzi 50 bauli praticamente, quindi cioè, è assurdo. Cioè, quanti campioni devi trovare? Cioè, troppi. Io posso giocare tanto, ma a un certo punto non riesco più ad andare avanti, quindi non posso fare progressi. Quindi questo è un pay to win, quindi devi pagare per riuscire ad arrivare dai primi e ad avere tutte le carte a livello 15, anche i campioni. Cioè io ci provo ad arrivare primo, cioè arrivare non in prima in classifica, però intendo nelle leghe alte ci provo. Quindi like, commenti, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto! Spero di aver registrato bene il video. A presto!